Grazie, buongiorno a tutti, sono Daniela Gigante dell'Università di Perugia e sposto per un po' di tempo l'attenzione dalla parte faunistica alla parte vegetale, che ieri è stata abbastanza assente da tutta la discussione. Anche le specie vegetali svolgono un ruolo importante in questo tema delle aliene. In particolare vi parlerò della diffusione delle aliene invasive in Umbria e dei possibili impatti sugli habitat. Come vi dicevo, le piante aliene, quando diventano invasive, possono generare degli impatti anche di notevole importanza, sia dal punto di vista del danno che producono ad altre specie, andando quindi a invadere nicchie ecologiche occupate precedentemente dalle specie autoctone, sia generando anche delle alterazioni ambientali, quindi vere e proprie modificazioni strutturali, fisionomiche e addirittura geomorfologiche, come avviene nel caso delle cosiddette specie trasformatrici. Qui ho riportato un elenco dei possibili impatti generati dalle piante aliene invasive. Si va dal più classico esempio della competizione che una specie aliena va a svolgere nei confronti della specie autoctona, a problemi legati ad esempio all'ibridazione o alla trasmissione di malattie o parassiti che vengono portati assieme alla specie e che possono generare danni anche molto importanti alle popolazioni di specie autoctone. Alcune specie vegetali poi sono particolarmente dannose perché velenose oppure tossiche, quindi qui si tratta di un caso che coinvolge anche la salute umana. Però non solo la salute umana, perché molte specie esercitano un effetto allelopatico, generano quindi delle sostanze chimiche che impediscono lo sviluppo di altre specie vegetali. Quindi c'è proprio un impatto, può esserci un impatto molto forte sullo sviluppo delle altre popolazioni. Un altro tipo di impatto è il biofouling, che è un particolare meccanismo di invasione per cui le specie vegetali aliene invasive vanno ad occupare lo spazio in modo schiacciante, togliendo fisicamente appunto spazio di sopravvivenza alle altre specie, generando quindi una copertura talmente massiva che impediscono lo sviluppo di tutto ciò che c'è al di sotto. Questo avviene tipicamente negli ambienti acquatici. Ci sono poi cambiamenti di tipo abiotico indotti dalle specie vegetali invasive, come ad esempio modificazioni dell'assetto idrologico, fenomeni di interrimento ad esempio, oppure alterazioni degli equilibri biotici, andando ad intervenire ad esempio sui meccanismi propri del dinamismo naturale della vegetazione. E poi ulteriormente le specie aliene possono avvalersi del supporto di altre specie aliene che magari avvantaggiano fenomeni come l'impollinazione o la disseminazione e quindi ulteriormente ne favoriscono l'insediamento e la diffusione. I dati che vi presento oggi riguardano l'Italia e con un piccolo focus sull'Umbria. Mi è stato possibile fornirvi dei dati molto aggiornati perché, per pura coincidenza, proprio un mese fa sono state pubblicate le liste aggiornate sia della flora italiana che in particolare della flora aliena. Quindi sono liste revisionate da un grande numero di esperti, come vedete il numero di autori è molto elevato. Sono articoli che potete scaricare da internet, purtroppo sono a pagamento perché sono stati pubblicati su una rivista che è accessibile solo dietro pagamento, però meritano senz'altro di essere utilizzati perché forniscono un quadro aggiornato che nel caso delle aliene è l'unico approccio possibile, quello di avere un dato aggiornato, perché le aliene per caratteristiche intrinseche hanno un dinamismo e dei processi di diffusione molto rapidi, per cui è importante avere a disposizione dei dati recenti e aggiornati. Le due liste sono state appunto coordinate da Bartolucci nel caso della flora nativa e da Galasso nel caso della flora aliena. Sulla base di questi due documenti è stato possibile realizzare un primo grafico in cui si vede per ogni regione italiana in verde il numero di specie non aliene presenti nella regione, in rosa il numero di specie aliene e in rosso il numero di specie aliene invasive. Quindi è importante fare questa differenza tra aliene e aliene invasive, vi dirò tra poco perché. Però già si vede un'informazione importante. Se si fa il rapporto fra il numero di aliene invasive e il numero totale di specie presente nella regione, vediamo come la peggiore regione italiana sia la Lombardia,
nella quale era stato riscontrato più del 3% della flora rappresentata da specie aliene invasive. Sembra un piccolo numero, ma in realtà non è affatto piccolo. Al contrario, l'Umbria detiene, come dire, record positivo, perché di tutte le regioni italiane è quella che ha il tasso più basso, cioè lo 0,5% della sua flora è considerata aliena invasiva. Chiaramente questi dati vanno trattati con una certa cautela, perché spesso quello che esprimono non è solo uno stato di fatto, ma è anche il risultato degli studi compiuti, il risultato delle conoscenze, quindi a volte quello che sembra un aspetto positivo è in realtà semplicemente il risultato del fatto che mancano degli studi specifici nel settore. Però come panoramica generale in realtà è abbastanza verosimile, anche considerando il fatto che il record della Lombardia si spiega abbastanza bene, considerando che è una regione che ha moltissimi scambi con il resto del mondo, scambi attraverso aeroporti, attraverso vie di comunicazione, e come sappiamo bene è proprio l'essere umano con la sua grande mobilità che nella maggioranza dei casi determina la diffusione delle specie aliene. All'interno delle aliene però può essere opportuno distinguere il tipo di caratteristica di ogni specie. In particolare nel mondo botanico si distinguono due grandi categorie che sono chiamate archeofite e neofite. Non neofite, neofite è un'altra cosa, neofite. Le archeofite vengono definite come quelle specie vegetali aliene, ovvero provenienti da un altro territorio, che sono arrivate in un territorio nuovo dopo la scoperta delle Americhe. Quindi, prima della scoperta delle Americhe. Quindi parliamo di circa 5 secoli fa, più di 5 secoli fa. Quando una specie è arrivata in tempi così remoti viene considerata archeofita. E secondo molti autori il fatto di essere archeofita le rende un pochino più vicine alla flora autoctona, perché in un tempo così lungo hanno potuto in qualche modo insediarsi in equilibrio con gli ecosistemi in cui sono andati a vivere, per cui hanno già attraversato vari processi che ne hanno permesso la convivenza con le specie autoctone. Al contrario, invece, le specie neofite sono quelle di recente arrivo, per le quali non è ancora noto il destino che possa andare o meno a recare danno alle specie autoctone. Vedete come in tutte le regioni italiane la percentuale di specie neofite sia assolutamente maggiore di quella delle archeofite. Quindi un po' di archeofite sono presenti in tutte le regioni, però la stragrande maggioranza delle aliene è rappresentata da neofite. Vedete come a livello nazionale la percentuale di archeofite sia abbastanza bassa, anche più bassa di quella delle regioni, perché a livello nazionale le archeofite sono più o meno le stesse, mentre le neofite sono molto diversificate da regione a regione, proprio perché la dinamica degli arrivi delle specie aliene è molto rapida e diversificata nelle varie regioni. Quindi il numero complessivo di aliene neofite è molto molto più alto delle archeofite. Un esempio importante di archeofite che ci deve far capire come non sempre le aliene rappresentino una minaccia è quello delle specie messicole, le specie cosiddette infestanti dei campi coltivati. Per capirci parliamo del fiordaliso, del papavero. Sono specie che addirittura, pur essendo in qualche modo infestanti, fanno ormai parte di un paesaggio tradizionale a forte rischio di scomparsa. Qui nella foto vedete una bellissima fiorita in un campo incolto nella piana di Castelluccio, con sullo sfondo il paese di Castelluccio prima del terremoto. Paesaggi come questo li possiamo osservare solo dove l'agricoltura non è intensiva, non è meccanizzata, non si avvale dell'utilizzo di sostanze chimiche, per cui in qualche modo queste specie sono entrate a far parte di un paesaggio storico tradizionale ad alto valore di naturalità. Questo ci fa capire come non sempre il concetto di aliena vada visto con paura o con raccapriccio, perché in alcuni casi diciamo che l'arrivo di specie da altri territori è un fenomeno naturale e diventa un problema nel momento in cui va a innescare delle dinamiche a danno delle specie autoctone. Ma questo avviene soprattutto nelle prime fasi dell'insediamento. Purtroppo, o per fortuna, è sempre il tempo che poi fornisce la misura di quanto un processo sia dannoso o meno per un ecosistema. Quindi, in generale, non tutte le aliene vengono per nuocere. A questo scopo, infatti, a livello europeo sono stati sviluppati vari sistemi per categorizzare le aliene e l'intensità del loro impatto. Questa, ad esempio, è una proposta che ricalca i metodi utilizzati dalla IUCN per realizzare le liste rosse. È proprio un sistema assolutamente
analogo sia graficamente che concettualmente, in cui si vede come ad ogni specie viene attribuito un livello di magnitudine dell'impatto, che chiaramente viene misurato in base al danno che la specie poi provoca negli ecosistemi invasi. È chiaro, si può immaginare che per compilare queste liste e attribuire effettivamente valori verosimili di impatto bisogna avere molte informazioni, bisogna conoscere qual è l'effettivo impatto della specie. Così come nel caso delle liste rosse, per attribuire la classe di minaccia è necessario avere dei dati molto puntuali. Per cui questo è sicuramente un modello molto utile che però prima di essere applicabile richiederà un approfondimento importante delle conoscenze. Scusate, sono tornata indietro. Passando quindi a quelle che sono veramente le più minacciose tra le aliene invasive, è importante ricordare che negli ultimi anni sono state pubblicate delle liste di specie sia animali che vegetali che contengono appunto un elenco di entità ritenute più dannose, più minacciose a livello unionale. Quindi sono liste valide per l'intera Europa, pubblicate in due mandate. Nel regolamento del 2016 sono state pubblicate 14 specie vegetali, nel regolamento del 2017 ne sono state aggiunte 9, per un totale di 25 piante considerate aliene invasive. Di queste solo 14 sono presenti in Italia, nessuna di queste è presente in Umbria per nostra fortuna, ma vedremo tra poco che questa non presenza non ci deve far stare molto tranquilli perché in realtà siamo accerchiati. Qui ho riportato l'elenco delle specie, chiaramente sono nomi scientifici che non vi diranno molto, però nel corso della presentazione ho messo sulla sinistra delle immagini di volta in volta che rappresentano le diverse specie. Alcune di queste le conosciamo molto bene perché sono usate ad esempio negli acquari, come Eicornia crassipes, che è una specie molto diffusa. Molte di queste specie sono tipiche di ambienti acquatici. Sono quasi tutte di provenienza americana, alcune vengono invece dal continente africano e due vengono dall'Asia. E sono state diffuse volontariamente dall'uomo, come richiede la definizione di aliena, in molti casi proprio per motivi ornamentali, attraverso l'utilizzo nella realizzazione di giardini acquatici, ad esempio, per fare solo un esempio. In Umbria, vi dicevo, non abbiamo nessuna di queste specie, ne abbiamo però altre, perché considerate che le liste unionali hanno una valenza a livello di continente europeo, però poi calandosi nei diversi territori, sia nazionali che regionali, il peso delle singole specie può essere maggiore o minore a seconda della situazione locale. Possiamo quindi dire che in Umbria abbiamo delle aliene invasive. Ho riportato qui una lista. Alcune di queste sicuramente le conoscete perché sono tristemente note ormai da anni, come ad esempio l'ailanto o la robinia, Arundodonax, è una canna che invade gli ambienti anche piuttosto disturbati, o lo stramonio, Senecio in Equidens, tra poco ci sarà una relazione dedicata a questa specie. Quindi sono entità più o meno tristemente note appunto. Queste sono quelle che sono considerate invasive in Umbria nella recente lista di Galasso e Tali. Ce ne sono altre però che secondo noi meritano di essere tenute sotto osservazione, non ritenute invasive nella recente lista, però in base alle nostre osservazioni in effetti mostrano di invadere degli ambienti naturali e tra queste voglio ricordare Quercus rubra, che è stata osservata più volte negli ambienti di querceto planiziale acidofilo, Amorfa fruticosa, che è una specie arbustiva che invade gli ambienti umidi, Lemna minuta, che è una piccola lenticchia d'acqua ormai insediata stabilmente al Trasimeno e che sta occupando massicciamente l'habitat naturale precedentemente occupato dalla specie autoctona che è Lemna minor, e le varie specie di bambù del genere Phyllostachys, che sono insediate in modo molto marcato. È importante ricordare che molte di queste specie, come il bambù, ma non solo, hanno una fortissima capacità di propagazione vegetativa, quindi una volta insediate poi tendono a formare delle colonie molto molto vigorose, la cui estirpazione è molto difficile, come nel caso dell'ailanto, che oltre ad avere la propagazione vegetativa produce sostanze allelopatiche, quindi genera una specie di deserto al di sotto. Quindi in molti casi si tratta di entità veramente vigorosamente invasive nel territorio regionale. Una peculiarità che mi piace dirvi è quella che conosciamo anche un muschio alieno recentemente osservato. È un muschio che negli ultimi 50 anni ha avuto una diffusione rapidissima in tutta Europa. Vedete nell'immagine a destra
è comparso inizialmente in Gran Bretagna e poi si è progressivamente diffuso quasi in tutti i paesi europei. E in Italia il dato umbro è recente, del 2016, ma proprio la settimana scorsa, parlando con colleghe siciliane, ho saputo che è arrivato anche in Sicilia, quindi ha una velocità di espansione molto notevole. Come vi dicevo, l'approccio a scala territoriale è molto importante. In generale è importante un approccio multiscalare per le aliene, perché a livello territoriale la situazione può essere anche molto diversa dal livello nazionale e sovranazionale. In Umbria stiamo partecipando a un progetto LIFE, il Sun LIFE, all'interno del quale è previsto lo sviluppo di una strategia di gestione della rete Umbra Natura 2000 e in particolare al suo interno è stata dedicata un'intera sezione alla gestione delle specie aliene, non solo le piante ma anche gli animali. All'interno di questa strategia abbiamo dedicato particolare attenzione ad alcuni aspetti che secondo noi sono più importanti, in primis il miglioramento delle conoscenze, perché è l'unico strumento che può permettere poi di operare in modo efficace. Se non si conosce dove una specie è comparsa e che tipo di impatti produce, è chiaro che poi l'intervento risulta nella maggior parte dei casi fallimentare. È importante la prevenzione della comparsa di nuove specie aliene, e ovviamente il controllo e la riduzione dell'abbondanza di quelle che sono già presenti. In generale, il monitoraggio è lo strumento più importante che ci assiste in questa fase di contrasto alla diffusione delle aliene. Monitoraggio che allo stato attuale in Italia si può avvalere di pochi strumenti, nel senso che abbiamo già delle liste a livello nazionale, si stanno sviluppando delle liste a livello regionale. Però oltre alle liste è importante sapere dove si trovano queste specie, quanto sono, come sono composte le loro popolazioni, quali sono i territori dove vanno ad agire, perché spesso queste specie si localizzano negli ambienti molto disturbati, più raramente vanno a impattare ambienti molto naturali. Lo strumento dell'Horizon Scanning è quello che ci permette di definire delle priorità attraverso l'analisi sistematica del rischio di invasione. Quindi è utile conoscere in primis l'ecologia di queste specie invasive, la loro provenienza e la storia dell'invasione, quali sono i percorsi e il veicolo che aiuta la loro diffusione, qual è la loro invasività e quindi qual è il livello di impatto, e in base a queste informazioni è necessario, come è stato anche già detto ieri, sviluppare dei protocolli di prioritizzazione, perché è chiaro che non ci si può dedicare con la stessa energia e con le stesse risorse a tutte le specie, ma l'attenzione va focalizzata su quelle più dannose. A livello umbro, per esempio, vi dicevo prima che le specie dei regolamenti non sono presenti, ma queste 14 specie sono presenti in molte regioni italiane. Vedete nelle cartine, le regioni rosse sono quelle che hanno già la presenza di una di queste 14 specie. E vedete che molte regioni confinanti con l'Umbria sono ricchissime di aliene invasive, in particolare Toscana e Lazio sono a livello italiano tra le più invase, per cui è chiaro che l'attenzione e il monitoraggio va concentrato proprio su queste specie che sono a forte rischio di comparsa proprio perché sono già state notate e monitorate nelle regioni confinanti. È importante ricordare che oltre che il concetto di invasività, ha un ruolo anche il concetto di invasibilità, perché non tutti gli habitat sono suscettibili a queste invasioni. In particolare, quello che vi illustro qui sono i primi risultati di una convenzione ancora in corso tra ISPRA e la Società Italiana di Scienza della Vegetazione, che ha svolto un'analisi di quali sono le comunità vegetali maggiormente vulnerabili rispetto alle invasioni di piante aliene e si è visto come le tre maggiori categorie sono rappresentate da habitat sinantropici, sistemi dunali e ambienti umidi. La caratteristica che accomuna questi tre gruppi di habitat è quella di essere ambienti che hanno un forte livello di disturbo, che in alcuni casi è un disturbo naturale, come nel caso dei sistemi dunali o degli ambienti acquatici che sono intrinsecamente caratterizzati proprio da forti cambiamenti che fanno parte della dinamica interna dell'habitat, mentre nel caso degli habitat sinantropici il disturbo è generato dall'intervento umano. Questo ci facilita nella prioritizzazione, perché siamo in grado di prevedere quali sono gli habitat maggiormente a rischio e dove è più opportuno concentrare lo sforzo di monitoraggio.
In questa slide, ad esempio, ho evidenziato quali sono alcuni degli habitat dell'allegato 1 alla direttiva Habitat, quindi habitat ritenuti a livello europeo meritevoli di conservazione, che presentano una particolare vulnerabilità. Sono prevalentemente habitat acquatici, sia forestali che erbacei che idrofitici. Per concludere, è utile ricordare che i fenomeni di dispersione, migrazione, colonizzazione ed estinzione sono comunque parte integrante dei processi ecosistemici, per cui non dobbiamo commettere l'errore di guardare a tutte le aliene come una reale minaccia alla biodiversità. Questi fenomeni sono parte integrante della presenza delle specie viventi sul pianeta Terra e sono il motore stesso della biodiversità, per cui dobbiamo essere in grado di distinguere quelle che sono delle reali minacce. Diventano oggetto di attenzione oggi perché fanno parte di un quadro generale caratterizzato da forti squilibri ecosistemici, dei quali però il maggiore responsabile è sicuramente la specie umana, per cui è forse anche un pochino rischioso approcciarsi al discorso sulle aliene invasive, come ho visto ieri in una presentazione, tendendo a caratterizzare buoni e cattivi, oppure rappresentando la lotta alle aliene come un match di calcio, nel senso che in questo caso i buoni e i cattivi non sono le specie, c'è un unico cattivo in questo sistema, che è chi ha generato la diffusione delle specie ed è la specie umana. È molto importante ricordare questo, perché altrimenti si diffondono delle informazioni che possono avere delle conseguenze molto dannose. E poi è importante ricordare che di tutte le aliene, in generale, e non lo dico io ma lo dice la letteratura scientifica, è solo una minoranza di taxa quella che effettivamente produce i maggiori danni agli ecosistemi. Per questo è di cruciale importanza concentrare l'attenzione proprio su quelle. Grazie dell'attenzione.